Attualmente abbiamo circa 430 domande, le domande sono in aumento rispetto agli anni scorsi. Questo è un indicatore del fatto che c'è una povertà in aumento in provincia. Bollette alle stelle, l'inflazione che galoppa, l'incertezza attinente al mercato del lavoro sono tanti i fattori che hanno contribuito a far aumentare le richieste di alloggio popolare all'Ater di Belluno, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia. Fra agosto e settembre verranno assegnate le abitazioni in questione e da ottobre è prevista l'apertura di un nuovo bando. Certo è che sono sempre più le persone in provincia a chiedere un aiuto. Ma sicuramente la popolazione si sta impoverendo perché ad esempio il limite ISEE massimo per poter fare domanda è di 20.000 euro e quindi ci sono più persone che rientrano in questo range. Far quadrare i conti in questo periodo in cui anche i rincari energetici continuano a farsi sentire appare talvolta un vero e proprio rebus. Più che altro l'aumento del prezzo del riscaldamento abbiamo visto che ha pesato tantissimo. A fare domanda, fanno sapere dall'Ater, sono principalmente famiglie numerose e monoreddito. La maggior parte delle richieste si sviluppa nei comuni lungo l'asse Longarone-Feltre. Nell'estate 2023 verrà inoltre riaperto il bando mobilità per consentire l'eventuale variazione di alloggio.